natalizio. Beh, non c'è cosa migliore che quella sia offerta dai bambini. Naturalmente i bambini da soli cosa avrebbero fatto? Dobbiamo veramente ringraziare il Signore perché è stata una proposta lanciata e accolta subito, verificata, possibile realizzarla. Ecco, e quindi catechiste e mamme hanno realizzato un momento di collaborazione importantissimo. Se non c'è questa collaborazione, mancherebbe una pietra fondamentale nella comunità che deve dare educazione alla fede e alla socialità ai bambini. Quindi le ringraziamo fin da questo momento proprio, e le incoraggiamo con un applauso alle mamme e bambini per quello che ci vorranno qui questa sera. E al momento il tempo natalizio è con qualche tema sorpresa, vi auguro un lavoro di partecipazione. Dicevo poco fa, per una bella bambini, che cosa sarà? Sarà uno spettacolo, una preghiera, una contemplazione, un po' di tutto e soprattutto molta gioia. Buona festa. Signore e signori, vi ringraziamo per essere venuti qui ad assistere allo spettacolo teatrale che noi ragazzi, con l'aiuto delle nostre catechiste e delle nostre mamme, abbiamo realizzato. È stata per tutti un'esperienza costruttiva che ci ha fatto riflettere sul vero significato del Natale. Purtroppo, il giorno d'oggi, si dà più importanza all'apparenza delle cose, più che alla sostanza, e vediamo luce d'ossino ovunque, ma dimentichiamo il loro valore, quello di portare la luce della fede e della speranza nella notte più buia e fredda, e luce di carità e solidarietà. Ricordandoci che 2000 anni fa una ragazza in difficoltà ha trovato solo porte chiuse e indifferenza, che Gesù è nato in una stalla, su un giacinto di paglia scaldato da un bue e da un asinello. Se oggi una coppia di giovani sposi bussassero alla nostra porta, magari proprio la notte di Natale, cercando ospitalità, quanti di noi li accoglierebbero? Eppure è proprio quella notte che ci insegna quanto è importante la carità e la solidarietà, ma ce ne scordiamo ugualmente. Perciò questa verità ci ha aiutato a comprendere i valori di questa notte santa. Ora, con la speranza che questo spettacolo vi possa essere gradito, vi auguro buon divertimento. Yeah.
svolgerebbe. Passi immagini, niente regali. I giocattoli? I giocattoli no, almeno una ciascuno. Va bene la sciopero, forse